Hola. Hola. Siamo arrivati a Putignano e siamo imbottigliati nel traffico. Mamma mia! C'è un casino pazzesco. Non c'è proprio parcheggio. Incredibile. Mi sa che... uccide. Cazzo, guarda. Ah, abbronzatissimo. Allora, siamo arrivati qui che erano... comunque sono sicuramente mezz'ora. Sì, una mezz'ora abbondante per cercare minuti. Il parcheggio. Cioè, qua sta un casino assurdo ed è bello, però il problema è per il parcheggio. Perché abbiamo girato veramente tanto. È stato proprio un colpo di fortuna per come l'abbiamo trovato. Un colpo di fulmine. E adesso stiamo andando in centro. Stavamo percorrendo il perimetro esterno, però adesso ci addentriamo. Praticamente c'era una fila incredibile. Cosa è questo? Oddio. Comunque c'era una fila incredibile e quindi stiamo cercando di fare il giro per... troppa confusione, perché da lì era impossibile passare. Tentativo numero 2 di ingresso nel borgo. Riusciremo questa volta? O ti imbottigli con la macchina o ti imbottigli a piedi. Qui distribuiscono le caramelle per i bimbi. Per i bimbi. E noi non siamo bimbi? Fino a 25 anni è considerata adolescenza. Qua stiamo seguendo l'odore delle calde arroz. No, è sporcato. Che fatto? No, ho controllato prima. Comunque qua stiamo seguendo l'odore delle calde arrosto. Delle calde arrosto. Perché qua vogliamo le castagne. C'è un odore. 2 milioni di euro mi devi dare cash. Cash. Trovate. Finalmente le castagne. Ah, scusami. Scusa, eh? Sei proprio. Comunque raga, non so voi, però io adoro le castagne. E voi? Fatemelo sapere nei commenti. Pra pra. È il rumore che voi fai. Da quello non si dice. Ratatouille. Comunque finalmente siamo usciti un po' dalla confusione. Dai, vogliamo un feedback sulla calda rossa. Tu l'hai mangiata? No. Faccio mangiare prima il signorino. Una mi ha chiamato pagliaccio. Facesso. Bello trucco. Buono. Comunque raga, a me mi ha truccato lui. Anche lui si è truccato da solo, meno male che c'era lui per truccarci. Comunque, dai, ci ha fatto sia a me che a lui stesso degli ottimi lavori, dai.
ottimi. Beh, non... secondo me il trucco tuo è bellissimo. Cioè, il mio ok, ci sta, è classico, però il tuo è fenomenale. Non trovate? Avete mai visto Joker mangiare una caldarrosto? Joker mangiare una castagna? Questa sarà la vostra prima volta, ok? Apriti, apriti, cazzo. Si è distrutta. Si è distrutta come la mia vita, si è distrutta. Ah. Ce n'è un altro dietro di te. C'era un altro Joker. Io sono il unico Joker. O forse no. Erano buone però. Tutti pagliacci. Tutti pagliacci. Qualcosa mi dice che sono ricicli di carnevale. Sono ricicli. Sì, ricicli. This is Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Quanto cazzo sono buone le caldarrosso, è vero? Mi sta prudendo il naso, voi non potete le capire. Le caldarrosso, quanto cazzo sono buone. È il secondo cono che ci prendiamo. Non prendiamo l'altro proprio perché dobbiamo mangiare le focacce appena ci ritiriamo, vero? Le focacce che sua mamma ha fatto con tanto amore e noi ce le mangiamo. Raga, siamo usciti e ci stiamo dirigendo la macchina per un motivo. Afghaz. Prendila. Eccole. Ma ci sediamo? Sì, per forza. Scusa, sediamoci avanti, no? Signori, le focaccia. Le focaccia. Questa è una cipolla con mozzarella e tonno. Trovare il parcheggio è un casino assurdo. E ora ci rimarremo qui. Giusto? Adesso se ne può anche venire il trucco. Si cazzo. Vabbè, noi continuiamo a mangiare. La serata, comunque al Borgo Stregato di Putignano, è stata questa e termina qui.
termina con questa bella teglia di focaccia. Spero che questo video è troppo buono. Ok, la seconda già. Meno male che è uno scheletro. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siete divertiti con noi in questa notte stregata del 31 ottobre, la notte di Halloween, dove vi è il punto di maggiore contatto tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e attivate la campanellina per restare aggiornati sui miei nuovi video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! I don't want a life for Christmas.